Bene, buonasera a tutti quanti voi che siete qui. Questa sera io sono Rocco Ruggero e ho il piacere di frequentare questa bellissima libreria perché sono, diciamo, la persona che cura tutto ciò che è legato all'insegnamento della scrittura creativa, cioè in libreria, quindi insegno a scrivere i romanzi e quindi chiaramente anche a leggere in un certo modo, ragioniamo di letteratura come si fa in ogni buona libreria. Questa libreria è molto dinamica, quindi ci svolgono molti avvenimenti, molti eventi, corsi, seminari. Questa sera siamo in compagnia di Edmond Galasso. Edmond Galasso viene, oltre che essere un carissimo amico, è docente all'Istituto di Cultura Francese a Roma, il San Louis, oltre che all'Università Pontificia Urbaniana. Da moltissimi anni, e grandissima esperienza e grandissima capacità, non so a dirlo. Ho avuto con lui anche il piacere di lavorare, oltre che essere lui il mio maestro da anni di francese, di lavorare insieme perché è anche il traduttore del mio romanzo e al quale ha dato quello charme che la lingua francese riesce a dare in ogni caso. Quindi, questa sera gentilmente è venuto qui con noi e qui con noi perché ci offre una conversazione su Stendhal. Perché il primo è la grandezza dell'autore, ovviamente, il Rosso e il Nero, Armanza, la Certosa di Parma, cioè quante sono amore, quante opere. Per questo motivo, per la grandezza, perché Stendhal è uno degli autori francesi che si è più sentito italiano. Esatto. Infatti, come vedremo poi, sulla sua tomba al cimitero per la Chaise c'è scritto Henri B. Stendhal milanese, perché la grande era la sua passione per l'Italia. E quindi ci è sembrato anche... per questo un buon motivo per cominciare, ce n'è un altro molto importante, legato proprio al suo nome, Henri Bayle, e questa cosa così importante e piacevole ce la racconta Marcello Ciccaglione, che oltre ad essere il nostro ospite, questa sera è il proprietario, un libraio di grandissima fama, e ha ottenuto un bel successo del quale ci parla adesso. Qua, vieni vicino a te. Devo stare vicino. Vicino a te. Sì. No, dunque, prima cosa volevo ringraziare voi che siete qui presenti e tutte le persone, sono tante, che appunto sono collegate con noi online. Ringraziare naturalmente Rocco Ruggero, perché la nostra libreria parte da questo presupposto, è una libreria dove appunto nasce per far incontrare le persone. Ora, il Covid ha creato le condizioni perché questo appunto si limitasse, però essendo una libreria che può ospitare... Grazie.
possiamo andare avanti anche con il Covid, e quindi con persone come Rocco che dà dei contenuti, perché lui fa tantissime cose qui, corsi di scrittura, e soprattutto ha pubblicato con noi il suo primo romanzo, e poi crea le condizioni perché noi possiamo appunto conoscere Edmond, no? Quindi noi siamo in Viale Somalia, che è un quartiere, diciamo, non proprio centrale, però si sta creando un enclave culturale qui, per tutta una serie di ragioni, di contenuti, che insomma appunto vogliamo creare le condizioni anche di internazionalizzare questa libreria. Quindi, come sarà possibile, faremo il Cineforum che sempre Rocco curava, in una volta al mese, dei film appunto in lingua francese, in lingua inglese, quindi creare un discorso appunto di apertura sotto questo aspetto. Però lo spunto perché ho avuto, cioè Rocco mi ha presentato Edmond e nasce questa cosa di Stendhal, è perché noi proprio in questi giorni abbiamo fatto un contratto con una casa editrice che si chiama Harry Bale. Harry Bale appunto era il nome appunto di Stendhal, e questa casa editrice, che ecco questi, solo questi due volumetti tanto per farvi vedere, è una nostra esclusiva per Roma. Sono libri curatissimi, particolarissimi, addirittura con carta particolare, una carta tedesca, e viene stampato con un torchio monotype 10, che esiste soltanto un solo torchio di questo qui. È carta particolare, tra l'altro ogni libro è cucito a mano, e sono delle edizioni numerate. Noi per esempio questa sera io qui ho in mano, e noi ne abbiamo soltanto due copie, di Stendhal, che ne hanno stampate soltanto 320 copie, e questa è sul carattere delle donne. Ed è una cosa, tra l'altro questi librini si devono tagliare con una volta, e quindi è un discorso davvero molto, ma molto particolare. Quindi partendo da questo presupposto, ecco le cose che accadono in questa nostra libreria, quindi Rocco mi ha fatto conoscere Edmond, e quindi inizia questo discorso. Sono convinto che faremo delle cose bellissime, sono veramente orgoglioso di ospitare Edmond, e quindi ecco nasce questo format. Quindi vediamo come potrà continuare andare a fare altre cose, quindi daremo degli appuntamenti. Quindi mi sembra, per me è una cosa questa sera molto molto particolare, e inizia un percorso, diciamo, che non abbiamo mai fatto, no? Internazionale. Quindi il discorso con la cultura francese. Tra l'altro io personalmente, quando avevo le librerie Arion per 4 anni a Parigi, durante a maggio c'è la settimana della cultura francese, e noi per 4 anni abbiamo portato i libri degli autori italiani in Place d'Italie, e quindi facevamo questa operazione. Bellissimo. Sempre con dei rapporti anche con i librai parigini. Io avevo questa libreria in via Veneto, abbiamo fatto delle cose molto... Me la ricordo, la tua bella libreria. Quindi, sì. Insomma, se riusciamo a ripercorrere questi discorsi e ripartire da questa libreria sulle cose che abbiamo fatto precedentemente, insomma, è una cosa che mi fa un enorme piacere. Quindi vi ringrazio, e a questo punto... La parola è Edmond. Merci, grazie, grazie, bravo. Grazie, grazie Marcello, grazie anche a te Rocco. Entriamo nel vivo dell'argomento. Parlerò ovviamente in italiano, perché è anche la mia lingua madre, in verità, perché quando si dice lingua madre, perché si dice langue maternelle? Perché uno impara prima dalla madre, magari dopo dal padre. Quindi mia madre, posso toglierla? Ah, bah voilà, ça va mieux là. Ah, donc. E quindi mia madre, essendo italiana e romana, insegnò per primo l'italiano, se devo essere sincero. Comunque, mi fa molto piacere parlare nella lingua di mamma, che era nata qua vicino a Piazza Ungheria, quindi romanissima, e di un papà napoletano, dove Napoli per Stendhal non ha segreti. E allora, giustamente, perché Stendhal? Intanto perché sono stendaliano, appartengo anche alla società Stendhal di Grenoble, e quindi stendaliano di formazione. Per me Stendhal rappresenta veramente il top, se posso dire, l'eccellenza, l'écrivain hors pair, il fuori classe. Hors pair vuol dire fuori classe, perché lui apre il romanzo moderno, sicuramente più di Chateaubriand, che si dà tante arie, ma alla fine scrive le proprie memorie quando è ancora vive, e tra l'altro ci mette 40 anni, ha seppellito tutti gli amici. Pensa un po', Les Mémoires d'Outre-Tombe de Monsieur François René de Chateaubriand. E quindi Stendhal è senza dubbio colui che apre le porte a una serie di scrittori veramente modernissimi. E diciamola tutti, e chi sono? Ebbene, con Stendhal a seguire subito Honoré de Balzac. 2. Prosper Mérimée, l'amicone di sempre. 3. Un certo Victor Hugo, che diventerà pari di Francia. Niente meno, Victor Hugo diventa un suo amico.
ovviamente Alexandre Dumas, 5 Alfred de Musset e una donna scrittrice, Aurora Dupin, in arte George Sand. Niente meno. Guardate la fila di scrittori che si proclamano tutti figliocci di Stendhal. Ma non è finita. A seguire, beh, potremmo dirlo senza difficoltà, il genio della scrittura realista, vale a dire un certo Gustave Flaubert. È un giovincello Gustave Flaubert quando Stendhal praticamente scrisse appunto Le Rouge et Le Noir. Ma a Gustave Flaubert segue subito uno scrittore che è anche lui italiano, perché è rimasto per anni di cittadinanza italiano, prenderà la cittadinanza francese nel pieno del caso Dreyfus, Émile Zola, niente meno, dico, ma Émile Zola. E per concludere, il più grande novellista che la scrittura internazionale abbia mai avuto, lo possiamo dire, Guy de Maupassant, il grande Guy de Maupassant. E perciò, quando dico questi nomi, mi sembra che Stendhal ha lasciato un'eredità fuori misura, possiamo dire, e anche a livello europeo, perché aveva delle amicizie importantissime sia in Russia che in Inghilterra che in Spagna e in Germania. Quindi se c'è uno scrittore veramente, tu parlavi di Europa e di collegamenti europei, e beh, Stendhal è la perfetta, possiamo dire, espressione. Stendhal, ricordiamolo très rapidement, velocemente, è originario di Grenoble. Grenoble, di fronte a Grenoble, dall'altra parte delle Alpi, sur le massif de Belle Donne, sul massiccio che si chiama Belle Donne. Incredibile. Siamo in Francia, attention. Le massif de la Chartreuse, dans le département de l'Isère. Di là che cosa c'è? L'Italia, il Piemonte. Eh già. Quindi, come diciamo noi, a vol d'oiseau, che vuol dire a distanza di linea d'aria, siamo a meno di 100 km dal Piemonte. Quindi è chiaro che un Stendhal sarebbe finito automaticamente dall'altra parte delle Alpi, come dire, dai transalpini, perché noi francesi diciamo i transalpini, ma gli italiani dicono ai francesi i transalpini. È una questione dove ci mettiamo, di qua o di là dal confine. Dunque Stendhal è nato dunque il 23 gennaio del 1783 e vivrà fino al 22 marzo del 1850. Aveva l'età che porto in questo momento, faccio le corna, 59 anni. È un'età media, considerando che l'età media degli uomini di vita in quel periodo siamo intorno ai 48 anni. Certo, non è che abbia finito come un certo Victor Hugo, che si è fatto le siècle entier, il secolo intero, no? Classe 1802, nato a Besançon, morirà nel 1885, a 83 anni. Sarebbe un centenario oggi. Eh già, il grande Victor Hugo, morto a Parigi con dei funerali, 2 milioni di persone che seguono la barra, la bière, no? Che lo portano dove? E lo portano al Panthéon, pensa un po'. Ecco, Stendhal non ha avuto tutto questo per il suo funerale, erano in tre. In tre! E chi c'era? Gli amici più, ma veramente più stretto di così, tre persone, di cui l'amico che gli è sempre rimasto vicino, Prosper Mérimée, di cui parleremo dopo, perché è fondamentale, Prosper Mérimée. Prosper Mérimée è una grossissima figura. Prosper Mérimée, voi direte, ma chi è? Come chi è? 1836, il è l'inspecteur général des monuments du royaume, ispettore generale dei beni del regno di Luigi Filippo d'Orléans. Oggi in Francia il direttore generale du patrimoine è Stéphane Bern, nominato da Macron. Quindi non è che stiamo parlando, come dite voi, di un qua qua qua, una figura estremamente importante, ce Prosper Mérimée. E insomma, morirà dimenticato, però con tre scritti, eccolo qua, lo vediamo in effetti, no? Non era Apollon, bisogna dirlo, era un po' tozzo, grosso, un po' goffo, un po'. Certes, Stendhal non è le bell'altre, il belloccio, come potrebbe essere Alphonse de Lamartine, bell'uomo alto a cavallo, nobile, aristocratico, già, che si è fatto anche lui i suoi primi amori, Alphonse de Lamartine, ma dove? Dove? Qui, in Italia, già, e l'ha aimé une fille, di cui farà poi un romanzo, Alphonse de Lamartine, le très chrétien, le très catholique Alphonse de Lamartine, a Procida ha conosciuto una figlia di un pescatore. Ma sta Italia interessano sti scrittori, vengono tutti là, può voir chi? Le femme. Perché il discorso fondamentale sono le donne. E en Stendhal, come si usa dire, ce l'ha in testa,
c'è niente da fare, scusate, viene da ridere, ma è fissato. E adesso lo racconteremo precisamente. Quindi muore a Parigi da solo praticamente e è seppellito lì au cimetière de Montmartre con una scritta. Non Henri Bell, perché si chiama Henri Bell, nome francesissimo, che devo dire, come diresti Monsieur Dupont, Monsieur Durand, Monsieur Dupuis, no? Monsieur Jacot, che è stato il mio maestro di prima elementare, Monsieur Jacot. Bref, no, lui fa mettere, e l'aveva chiesto espressamente, prima di morire, Arrigo Bell. Arrigo. Io conoscevo un Arrigo Sacchi, grande allenatore di una nazionale ai suoi tempi, negli anni 90. Arrigo Bell. Poi non è che mette Grenoblois di Grenoble, no, milanese, ma milanese, è già, è milanais d'adoption, perché se io vi dico che quell'uomo ha vissuto quasi 50-50, tanto in Francia, tanto in Italia, non è possibile, come non è possibile, un quarto di, abbondante, un quarto di secolo della sua vita, dove l'ha trascorsa? In Italia, dice solo a Milano, ma no, poi vi farò la lista dei luoghi dove ha soggiornato, una cosa incredibile. Di quei tempi, no, perché ti dice oggi prendi le, che so io, la macchina, l'aereo, l'alta velocità, io ovviamente la Vespa, perché io vado in Vespa per conoscere l'Italia, anche la Francia della verità, ma insomma all'epoca viaggiare con la diligenza, una follia, tutta Italia, poi lo vedremo come e dove. E quindi dicevo, Stendhal, un personaggio che si è fatto scrivere sotto l'epitaf. Cosa ha fatto scrivere? Cosa ha fatto scrivere? Tre parole. Visse. Esatto. Bravo. Amò. E morì. E morì. Tre passé simple. Passato remoto in italiano, mi pare. Le passé simple è il passato remoto. Visse, d'accordo? Ma dice anche scrisse e morì. Tre frasi semplicissime in italiano. E allora dice, ma questo è un italianista totale. Esatto. È un, praticamente un bilingue acquisito lui. Perché non c'è niente che ricorda l'Italia dalla propria famiglia, in famiglia francese. Anzi, la famiglia originelle è provenzale da parte della madre e dauphinoise. Che vuol dire dauphinoise? Il delfinato, che roba è? Una regione, le Dauphiné, capoluogo Grenoble, a 100 km dalla mia città, che è Lione. Ci siamo capiti, e Grenoble, vi faccio notare che l'istituto italiano di cultura più importante non è Paris, rue de Varennes. Il più importante istituto italiano di cultura, che dipende direttamente dall'ambasciata d'Italia a Parigi, è Grenoble. Se vai a Grenoble è come dire Siena, quando si vuole capire la lingua di Dante, in un certo modo. Grenoble ha questo prestigio, un po' come Napoli con il francese, tra l'altro, occhio. Quindi, effettivamente, è praticamente un italiano acquisito, ama l'Italia, ne è pazzo, ne è davvero, cioè è una fissazione. Quando dicevo prima, poco prima, beh, ma davvero gli anni della sua presenza in Italia? Beh, così, tanto per farvi capire, praticamente ci sta dal 1800 fino all'ultimo momento in cui sta male, al 1841, con dei periodi sì, dei periodi no, torna, passa, rientra in Francia, riparte in Italia, su e giù, e su e giù. E l'immigrante perpetuo con la valigia, praticamente sto Stendhal. È sempre tra di qua e di là. E vi dico, è presente nel 1800, 1801, 1802. Poi niente, perché? Perché sta con quell'altro, come lo chiamava Chateaubriand, le Corsican, l'italien. Chi lo chiamava così? Chateaubriand, parlando di Napoleone Buonaparte. Già, è già, perché? Perché? Perché semplicemente ha fatto una parte di questa sua vita con quell'uomo di cui quest'anno, vi ricordo, il bicentenario del 5 maggio e fu. O no? 1821-2021? Vi consiglio di andare a dare un'occhiata al Museo Napoleonico, che è qui vicino, e che io ho conosciuto poi, amico mio, il presidente della Fondazione Napoleon, Thierry Lanz, che noi abbiamo ospitato l'anno scorso, mi pare, ma cher Carole, Thierry Lanz, presidente internazionale della Fondazione Napoleon. E quindi lui ha dato una parte, tra il 1802 e il 1811,
a buona parte all'impero. Poi ci ritorneremo su questo disco, è fondamentale, perché se non collegate l'uno e l'altro non ci capiamo, perché siamo proprio nel bicentenario della morte, è chiaro, di Bonaparte a Sant'Elena, ma per lui il suo addio definitivo a Milano, che avvenne proprio nel 1821. Per quale motivo? Ricercato, è scritto terroristen, hai capito? Dice terroristen, come te, sono parole per Bin Laden, questo, no? La prima parola terroristen venne fuori dalla polizia di Metternich. Österreich, Auschwitz, Papierbitter. È già schedato. Poi vedremo per quale, per come, eccetera. E 1821 farà gli addii definitivi a Milano, ma non all'Italia, per motivi legati ad una donna. Poi ci arriviamo. Quindi siamo sull'anno di un bicentenario, Marcello, vedi? E di Napoleone, 5 maggio. E chi l'ha scritto questo poema a proposito? Ditemi un po', me lo ricordo io. Lo dico... Manzoni. Ah, Alessandro! Oddio, mi sono scordato di Alessandro, scusate. Alessandro Manzoni l'ha scritto già, quel gran poema. Siamo nel bicentenario. Andate a fare... Adesso che i musei pian piano riapriranno, sono andato a verificare. Cioè, a Largo Zanardelli, Marcello, è aperto! Il museo napoleonico, andarci a farci una bella, è uno dei più importanti musei, il più grosso, più importante su Napoleone, dove sta? Dov'è il più importante museo della storia di Napoleone? In Sardegna, come in Sardegna? Ad Ajaccio, naturalement, o Musée National, che è la casa paterna della famiglia di Carlo Buonaparte. Certo che è quello il più importante, è ovvio. No, ad Ajaccio, tanto per capirci. E quando dico questo 1821-2021, Stendhal legato a quell'anno 1821. E dicevo, ha continuato così, 1811 quindi, poi di nuovo lo ritroviamo fisso nel 1813-14, 1815-16-17-18-19 e avanti così. Quasi ogni anno è lì, e per 6 mesi, per un anno, insomma, io ho fatto il calcolo, mi sono divertito a fare un calcolo, dico, ma guarda questo... Poteva chiedere la residenza ormai in Italia, no? Va al comune, dicevo, senti un po', eccoli qua tutti gli anni. Fanno 25, un quarto di secolo della sua vita. Uno così, che è francese, ma che dà la metà della sua vita di là, vuol dire che ama due culture, fondamentale. Uno così, è raro, unico caso che ho ritrovato, è un re, a king, che ha vissuto, anzi vi dico di più, solo 6 mesi in Inghilterra e il resto in Francia. Chi è questo re? Famoso per Robin Hood. Re Riccardo. The King, Richard. Cuor di leone. Il resto l'ha vissuto o in Terra Santa e tutto il resto in Normandia. È morto in Francia. È già dalle parti tue, cavolo. In Piccardia, nell'assedio di un castello, dove troverà poi un balestriere molto bravo per farlo fuori e mandare quel fratello mezza manica, John without land, Giovanni senza terra. Stiamo parlando del figlio di una francese, Eleonora di Aquitania. Perciò, per dire, è possibile, come no, il caso emblematico di Stendhal mi fa impazzire. E dunque tanti anni dedicato, dicevo, all'Italia, e possiamo dire quindi un quarto della sua vita, va bene. E quali sono le città che ha visto? Vediamo. L'ho scritto in francese. Les cités italiennes qu'il a vu, où il a, et où il a séjourné. Le città italiane dove ha vissuto, che lui ha visto di persona e dove veramente ha vissuto, soggiornato. Aosta. Già Aosta, ma che ci va a fare? Come no? Quando passerà il Gran San Bernardo, ci arriviamo. Novara, Torino, Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Ancona, Genova, Livorno, Pisa, Parma, Padova, Venezia, Volterra, Mantova, Ischia, Ferrara, Trieste, Siena, Civitavecchia, Lucca, Ravenna e persino, dice, sui castelli ad Albano Laziale. Ma dice, vado. È chiaro o non è chiaro? Stiamo parlando di 28 città d'Italia. Gli mancano la Sardegna, è vero, ma prenderà suo posto Balzac, ci va Balzac, come non ci va? Nel 1838 ha avuto fiuto, qua c'è una miniera d'argento da sfruttare ad Iglesias, ci va Balzac?
solo che quando arrivo in Sardegna non sa una parola Poretto di italiano, e meno che mai di sardo. L'hanno snobbato, è rimasto 2 settimane là a girare, a trovare un geometra, un geologo, insomma, e le concessioni che non gli verranno dato. Aveva visto giusto, perché nel 38 e 30 anni dopo, nel 68, Quintino Sella ci va e lo fa. Hai capito? Una miniera che Balzac aveva intuito, e ci è andato lui in Sardegna. Un altro scrittore francese conoscerà a memoria quell'altra isola che non conosceva Balzac. Qual è l'altra isola importante? È la Sicilia. E chi ci va? Ci va quello che scrisse con i diritti d'autore, perché sono appena nati i diritti di autore, ricordiamocelo, chi dice, ma il mio preferito, a dire la verità, ha scritto Edmond Dantès, Le Comte de Monte Cristo. Mai senti? Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Con quei soldi finanzia un tipo nato a Nizza che poi morirà a Caprera. Non mi dire, Garibaldi con 1000 uomini che partono da Genova IV, senza le armi. Le armi arriveranno a Talamone, ovviamente clandestino, roba mandate da Marsiglia. Avete capito? E Alexandre Dumas, per questo, Garibaldi lo nominerà sovrintendente generale del regno di Napoli, ormai decaduto, perché Franceschi se n'è andato, voglio, si capito? Vedi l'origine napoletana, Marcello ce l'ho. Mio padre, nacque in un quartiere che si chiama Forcella, quindi più di Napoli di così fa un po' te. Dunque, è chiaro o non è chiaro? Sarà Dumas a conoscere bene la Sicilia. Ok, quindi tornando a Balzac, Stendhal, tornando a Stendhal, Stendhal, però una città prediletta di Stendhal per l'amore d'Italia, qual è di tutte quelle che vi ho detto? Secondo voi qual è la città che poi mi fa impazzire, nel senso che io calcisticamente ho la Vespa di rossa e nera, quindi di che città parliamo? Milano, hai capito? Milano ce l'ho nella testa. Io andavo a Milano sempre all'ostello della gioventù, a San Siro Sud, Milano Sud, per vedere il Milan. È chiaro o non è chiaro? Quindi, milanese d'adozione. Apposta lui ha fatto scrivere milanese. Non è che ha messo, perché so io, napoletano o che so anconetano, con tutto rispetto ai marchigiani, no? È chiaro, quindi, che Milano per lui, vediamo, 1, 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 volte la sua presenza a Milano, e non per un giorno, per varie settimane e mesi. Milano è la sua città, e lo dice tondo e chiaro. Quindi possiamo capire che Stendhal ha ormai adottato l'Italia, e in particolare qualcosa di ben preciso dell'Italia, e cioè la bellezza sia dell'arte. E l'altra bellezza per lui, ve l'ho detto prima, quale sarebbe? Non è che ci vuole una scienza, no? Non è che ci vuole la nostra Margherita, che con queste cose lo stritto al cervello, no? Certo, le donne. Lui vede la bellezza abbinato alla femminilità, e la donna rappresenta l'amore. Non per niente il primo saggio serio che lui scrisse nel 1800, che aveva già elaborato da Milano per una donna che lo rifiutò, e poi vediamo chi, scrisse il saggio psicologico dell'amore, 1822. Dunque, la bellezza dell'Italia, la bellezza del patrimonio artistico, architettonico dell'Italia, paesaggistico dell'Italia, impazzisce quando vede l'Italia, e le donne. E ça, c'est un point fondamentale, è un punto veramente fondamentale. E quando è che ne prende consapevolezza? A solo 17 anni. A solo 17 anni, come a 17 anni? Beh, veramente, diciamo così, lui doveva, da quanto ci risulta, lui doveva andare a Parigi da Grenoble, la famiglia, il papà, Cherubino, Cherubin, monsieur Cherubin, beh, dice, oh, tu feras Polytechnique. Che roba è Politecnico? La scuola del Politecnico, che è il top. Invenzione, a proposito, che crea, che se sai che la scuola Politecnica, abbiamo idea di che parliamo? Formiamo l'élite. E chi l'ha voluto la fondazione? Un grande Carnot, ingegnere, matematico, ci sono i teoremi di Carnot.
conventionnel della rivoluzione francese, che ha cacciato Robespierre, l'uomo di Arras. Nessuno ci va mai a visitare la casa natia di Robespierre, te credo. Chi ci va? Io ci sono andato con un gruppo, siamo contenti di avervi, te credo. Perché Robespierre vuol dire la terreur. 25.000 teste decapitate, se non è poco dire. Quindi, tornando al discorso, lui doveva fare il Politecnico, una scuola fondata da un ingegnere che è anche un uomo politico e un convenzionale della Repubblica. Monsieur Carnot, Lazzaro, è il bisnonno, guardate l'ironia della sorte, è il bisnonno di un presidente della Repubblica, Sadi Carnot, assassinato da un anarchico, Sante Caserio, un italiano, a Lione, della mia città, nel 1894. Come le cose sono grandi. E certo, gli anarchici o sono spagnoli o russi o italiani. È vero o non è vero? La specialità di casa! No, dico, interessante. Vedete, io passo da come on dice nous, du coq à l'âne. Faut tenir la distanza avec moi. Tenetevi il filo conduttore. Torniamo un attimo. Quindi, l'école politique, che poi dopo, quello là di Ajaccio, creerà altre grandi scuole importanti. Intanto tutti i licei, è roba sua. Sto parlando di Napoleone, è chiaro? L'école politique che poi nascerà sul modello perfezionato da Napoleone che lui obbligherà ad avere in Italia. Dove sta il Politecnico? Dove sta il Politecnico in Italia? A Milano o a Torino? Facciamo Torino. Ma sa di sé, a Torino Napoleone farà un'altra scuola superiore al Politecnico, la Normale. E qui parliamo per l'Italia, Pisa. È possibile o non è possibile? E già creerà la Legion d'Honneur anche in Italia. Sul modello francese ci sono la commenda, commendatore, cavaliere, gran cavaliere. E no, è tutto questi prestigi che avrà anche Stendhal nel 1835. Stendhal è chevalier della Legion d'Honneur. Le premier ministre Molé di sua maestà Luigi Filippo d'Orléans, che è sposato con Amelia di Napoli, la moglie del re, una napoletana. Brutta come la fanno, scusate, lo dico, sapevo guardare quella, scusate, però è la regina, e vabbè, no, così si farà fare chevalier de la Légion d'Honneur en 1835, è già consolé, il è già consul général de France, ma dove? A Roma, cioè a Roma, l'hanno mandato a Civitavecchia, ma che vado a fare io a Civitavecchia quando c'è Roma? Ne parleremo fra poco, con tutto rispetto a Civitavecchia che è una bellina cittadina dell'Alto Lazio, certamente. Tornando a questo che dicevo, doveva fare il Politecnico lui, no? Nel mio dice, papà, dammi i soldi, devo andare. E ci va a Parigi. E lei fuori a Parigi, fa fare i concorsi. Ma questo è un pretesto. Arriva a Parigi nel 1799. Ha 16 anni. Ed è l'83. Oh, a 99 fanno 16 anni. Oh, arriva a che giorno? Mamma mia. Le 9 de Brumaire del 1799. Il colpo di Stato del generale Bonaparte. Oddio, è arrivato in pieno, scusate l'espressione, in un casino infinito. E certo, Bonaparte ha liquidato il direttorio. Una banda di concussi e corrotti. Embarquez-moi tous ces sergents. E ha creato il consolato repubblicano. Con tre consoli, con altri due. Due prestanomi, due mezze cartucce ormai arrivati. Ducrot e Sieyès. Console, un triunvirato, un po' come Lepidio, capito? Marcantonio, Ottaviano, no? Il vero console è lui. E nel 1802 dice a questi, andate in pensione, ci penso io, come dicono nel Veneto, te capio toso non te capio? La carega è mia, ok? La carega è cos'è in Veneto? Se è la sedia non te ho, non mi fa parlare Veneto, dai. Donc, il punto è incredibile, lui si rifiuta di andare a fare il Politecnico perché ha visto sto giovane generale che si è preso il potere, che ha fatto, e gli viene l'idea di arruolarsi. Di arruolarsi nella, non nel, dice, vabbè, nella fanteria, che so io, come cannoniere, che ne so io, dell'esercito del generale Bonaparte, del console Bonaparte, no! Decide di entrare nei cavalleggeri, lui che non sa salire a cavallo, roba davanti, oddio, una follia totale. E de fait, Bonaparte prepara la deuxième campagne d'Italia, prepara la seconda campagna d'Italia, già vittorioso nel 96,
Bonaparte è vittorioso nel 96 e i suoi galloni di generale en chef li ha presi proprio 4 anni prima. Ritorna lì in Italia, nelle verde pianure padane, vi aspettano, lui lo dirà. E dove passa l'esercito di Bonaparte? Dove lui è un sottotenente provvisorio. Sottotenente provvisorio. Come ha fatto? A Maum ha la fortuna di avere dei cugini del nonno che lo proteggono. Chi sono? Noël Daru, Pierre Daru e Martial Daru, che sono un zio e i suoi due cugini. E dove lavorano questi? Au ministère de la guerre. Te capì? Lui che non ha mai fatto la scuola militare, no? Ottiene un brevetto provvisorio di ufficiale sottotenente. No, dico io, roba da matti. Come? Poi a cavallo, che lui il cavallo l'ha fatto più sotto la panza del cavallo, mi sa. Che cosa? E il passo dove deve passare? E quale passo? Le Grand Saint Bernard. Il Gran San Bernardo, cioè il passo più difficile probabilmente di quei periodi là. C'è il piccolo San Bernardo, non lo confondiamo, c'è il piccolo e il grande. Sempre in Valle d'Aosta finisce sia l'uno che l'altro. A proposito dei passi, non so se avete avuto modo di visitarli sti passi italo-francesi o franco-italiani. Io li ho fatti tutti, precisiamo, va bene? Dal colle, perché si dice colle di Tenda, all'ultimo che è proprio appunto il passo del Gran San Bernardo, come per esempio lo Col de l'Arche. Lo Col de l'Arche di là si chiama il passo della Maddalena, provincia Cuneo di là. Chiaro? Hautes Alpes, côté français. Ho fatto quello, il passo dell'Agnello, già fatto, tutto in Vespa, parentesi, faccio la pubblicità per la Piaggio, io mi sa, e vabbè, torniamo a quello che stavamo dicendo. Quindi lui con tutto l'esercito scende nelle verde pianure d'Italia, dell'Alta Italia, e arriva dunque nel 1800, a maggio, appena in tempo il passo è aperto, diciamo aperto, c'è parecchia neve, fa in tempo a guardare i cani. Quali cani? C'è una razza tipica o no? E come si chiamano? È il San Bernardo, no? Dove li allievano? Lassù, che andate, c'è un monastero benedettino lassù al passo, dove allievano questi bellissimi cani, che chiaramente sono di montagna. Fa in tempo a vederli. E scende giù e arriva effettivamente, lo sappiamo, dove arriva? Il arriva prima ad Aosta e poi verso Torino e verso Milano, dove praticamente le truppe del generale Bonaparte entrano senza ancora aver combattuto, vittoriosi. La popolazione di Milano, e vive le Français, vive i francesi, portano la libertà, la rivoluzione, tutti contenti, i poveretti, i ricchi, insomma, vedono questi francesi come dei liberatori di chi? Di che liberazione stiamo parlando? Austria. Certo, dell'Österreich, della dinastia, qua c'è la dinastia Bonaparte, che ancora non è una dinastia, ma che diventerà una dinastia, e di là una dinastia plurisecolare, come si chiama quella dinastia là? Habsburg, oblige. Capitale Vienna, di un impero, mi risulta. E quando il arriva, fa un bel figuron, lui sottufficiale del 7° cavalleria, tutto contento con gli ustari, no? E subito che cosa mira, che cosa guarda? Va a guardare, va a visitare la piazza subito? No, al Duomo gli interessa fino a un certo punto, perché lui con la chiesa non è un granché, ma visita tutti i luoghi dove c'è gente, e in particolare il gentil sesso. E la sua prima esperienza a 17 anni, esperienza diciamo amorosa, sentimentale, sessuale, la ottiene con quella che fa il mestiere più antico del mondo, con una prostituta rimediata lì, come anche Bonaparte. Eh? Bonaparte, la sua prima esperienza sessuale, au Palais Royal. Va bene? Solo che Bonaparte non si è beccato quella cosa. Lui la prenderà, la sifilide, che si porterà fino alla tomba. Ecco perché non sta sempre bene il povero Monsieur Stendhal, ma lo sappiamo gli autori, gli scrittori, i poeti, i pittori di quel periodo, spesso la loro morte che cos'era? La malattia veneria. Vogliamo parlare di Maupassant, che è finito con la camisole de force, no? Vogliamo parlare, no? E che poi si imbevevano di che? De stupéfiants, che sono gli stupefacenti. Parliamo di hashish e parliamo anche di eroina, e roba e oppio in particolare. E anche lui userà queste droghe
non leggere, ma abbastanza pesante, per allevare il dolore che si porterà come una croce fino alla fine. È interessante, dice, ma Stendhal che... Eh no, se volete sapere vi posso dire quali sono gli autori che hanno usato dei drogati, tra virgolette. Ilia, par exemple, beh, gli autori dei Fiori del Male, neanche a dirlo, da Baudelaire, en passant par Verlaine, en passant par Rimbaud, lo stesso grand ermetico Mallarmé, e la lista è lunga, ma anche un Jules Verne, dice Giulio Verne, ma non è possibile, Jules Verne è famoso, Giulio Verne non è famoso, datemi un titolo di un libro, datemi un titolo di un libro, eh? Le Tour du Monde, esatto, insomma, a voglia, no? Capitan Nemo e compagnia bella. Bref, anche Jules Verne. C'est clair ou c'est pas clair? E le pauvre Stendhal, il va y passer. E la sua esperienza di Milano è limitata, perché subito lì l'hanno, come dite voi a Roma, l'hanno sgamato. Questo non sa andare a cavallo. Il generale Luynes lo prende per le orecchie. Senti, po', vai a comandare qualcosa nelle nostre guarnigioni, e lo mandano a Bergamo, poi da Bergamo si annoia e lo mandano ancora più lontano, a Brescia, ne ha po' più, e decide di rientrare. Questa è la sua prima esperienza milanese, ma la sua prima esperienza milanese è vedere anche la città. Ha scoperto la musica di Cimarosa. Oh, comincia a sentire parlare di un certo Gioacchino Rossi, Rossini, comincia ad apprezzare la musica. È uno che viene da Grenoble, da un buco, non è Grenoble di oggi, eh? Va bene? Che cos'è Grenoble? Un buco, ma proprio la metà di Rovigo, ma neanche forse. Rovigo è tutto dire, che la conosco bene, piccoletta, ma questa proprio, veramente un buco Grenoble, in mezzo alle bellissime montagne. Bref, il découvre l'Italia e a un certo punto deve rientrare perché ha capito che per il momento non farà carriera, anzi abbandona subito il grado che gli era stato dato provvisoriamente, che gli era stato confermato, e rientra in Francia. E in Francia, a Parigi, si fa aiutare dalla famiglia Daru, i suoi cugini, insomma, no? Che sono ben piazzati. Uno di loro diventerà segretario generale alla guerra, quindi un ministro della guerra, praticamente, di Napoleone. E rimane lì, e il suo rientro, possiamo dire così, in Italia, avverrà soltanto più in là, 1801, 2-3 gennaio del 1802 rientra in Francia e lo ritroviamo di nuovo in Italia quando ha fatto già un po' di carriera per Bonaparte. Perché? Perché il è toujours une figure importante dans l'organigramme du ministère de la guerre. E il ministero della guerra per Napoleone è il più importante, ovviamente. Non è l'agricoltura, le ministère clé è quello della guerra. Ricordiamocelo. E là il è intendant général, poi il è nommé auditeur au conseil d'état, insomma sta facendo una bella carriera in mezzo a tutte le, diciamo, al servizio di rifornimento delle truppe quando Napoleone parte in campagna, quindi sta facendo una bella carriera, solo che si annoia in Francia, va giù a trovare il padre, va a lagnarsi con la sorella giù a Grenoble e decide all'improvviso di tornare in Italia, e decide di tornare in Italia. Che anno siamo? Ebbè, siamo nel 1811. Nel 1811 lui, senza dirlo a nessuno, non va in ufficio, sparisce, prende quattro cose, direzione Milano. Difatti i suoi cugini, Martial da una parte, Pierre da rue, cioè, oh, ma dove è finito? Dove è finito il cugino? Non ha detto niente a nessuno. Torna a Milano. E a Milano, chiaramente va a conoscere una vita un po' particolare, fa quello che non è in carichi, fa l'uomo qualunque, e a Milano ne approfitta ancora per andare a visitare quello che da giovane non aveva ben capito, aveva solo 16-17 anni, lì ormai è un uomo maturo, perché ha già, fate un po' i conti, dell'83, 17-11, quando ha 28 anni, il ha 28 anni, vuole visitare l'Accademia di Brera, vuole vedere Leonardo, vuole capire, insomma, vuole usufruire della conoscenza umanistica, e ce l'ha sotto gli occhi, l'opera, la scala, insomma, e comincia a frequentare anche i salotti, les salons mondains, e i salotti mondani sono in mano all'aristocrazia milanese, lombarda, ma prevalentemente milanese. L'atmosfera non è più la stessa nel 1811, i francesi non sono più i liberatori, si è capito che c'è un dittatore,
un imperatore, la situazione è cambiata completamente. E l'ambiente, l'humus che gira a Milano, politicamente parlando, nel 1811, un'aristocrazia liberale che vorrebbe liberarsi. Abbiamo avuto gli austriaci, ma adesso abbiamo l'occupante. Insomma, l'occupante che poi non è l'occupante, perché Napoleone, tra parentesi, è proclamato re d'Italia. Ci siamo scordato di un particolare. Ah già, l'empereur des Français è également roi d'Italie. Come il roi d'Italie? Eh già, una parentesi fondamentale. Lo hanno voluto i delegati italiani della Repubblica Cisalpina, che sono andati a proporlo al console. Dove? A Lyon! L'atto è firmato. Tutto questo, aux archives municipales de Lyon, c'è proprio la dichiarazione in cui i delegati italiani hanno proposto al console di prendere la couronne de fer, la corona di ferro, e lo fanno re d'Italia. Ah, ben voilà! Tutti è, quindi i francesi se sentono chez eux. L'empereur è anche roi d'Italia, dice, casa mia, cosa, roba nostra. E si rende conto di questo sentimento un po' antifrancese. In quale ambiente particolare? Quello dei ricchi, ovviamente, quello dell'alta borghesia che si sente limitata. E alla fine va a conoscere, frequentando questi ambienti, questi salotti, delle donne dell'alta società milanese. Una di queste, possiamo ricordarla subito, è Angela Pietragrua. Oh, ce l'abbiamo? Ecco, forse ce l'abbiamo. Angela Pietragrua. Bellissima, ma bella. Lui non aveva visto una, aveva conosciuto altre donne francesi, ha avuto già varie storie, ha provato persino la moglie di suo cugino, Alexandrine Daru, sotto il naso del marito che sospettava qualcosa, però gli è andata male. E Madame Curial, insomma, ha avuto delle sue storie avec les femmes françaises, ma stavolta viene a conoscere questa Angela Pietragrua, che ha conosciuto a Milano durante quel primo soggiorno, scappa quattro giorni, come dite, come si dice, scappa, come dite? Mordi e fuggi, fammi una cosa, e torno zitto zitto al ministero, perché i Daru lo stanno a cercare. Tra il 7 e il 22 settembre 1811 conosce quindi Angela Pietragrua, eccola qua, bella, chiara, bella, proprio come gli piace a lui, insomma. Beh, insomma, bella, no, no, non è una capra, insomma, è un bel fan. Quando la vede, da dove viene fuori questa qua? E possiamo dire che ha provato in tutte le maniere. Lei vede questo qua, dice, ma chi è questo Stendhal? Si viene a sapere, perché poi nell'alta società, vedi Marcello, le cose si sanno o non si sanno? Se chiacchiera... Le donne che tengono salotto, un po' come Marta Marzotto, no? Sti salotti a chiacchiere di qua, sai quello ha fatto qui, e vengono a sapere che Monsieur Stendhal è un frère. Che vuol dire un fratello? Optimus, Grand Orient de France. Ah, iscritto alla loggia massonica. Ecco un bel massone. E lì le cose già cambiano. Perché? Anche in Italia, in particolare a Milano, sta già girando varie organizzazioni segrete che si faranno sempre più sentire dopo Bonaparte. Cioè, quali organizzazioni? Una è la massoneria italiana, il Grande Oriente. Due, si fanno chiamare dal carbone, mi dicono, facciamo i carbonari, carbonerie. E tre, opera patriottica, giovine Italia. Ti capì? E questa la pietra, oh, però interessante, quindi prende già un po' di punti, perché insomma sta rischiando perché sono società al limite della legalità, anche se Napoleone controlla il Grande Oriente di Francia, ricordiamelo, perché il Grand Maître de l'Ordre è il suo amico intimo, Cambacérès, occhio a questo nome, lui è di Montpellier, Monsieur Cambacérès, ministro d'État, e bien sûr franc-maçon. Noi scopriamo che la massoneria non esiste più. Esiste o ancora non esiste? Oggi in Francia sono 140.000 massoni, franc-masson in France. Va bene? Quindi è un sistema un po' particolare. Abbiamo avuto delle figure importanti di grandi massoni in Francia e anche in Italia. E quindi a questo punto
tutto si giocherà quando Napoleone perderà il potere. Perché rientra, va bene, in Francia, ha conosciuto Angela, ce l'ha in testa ormai, è lei che vuole. E quando Bonaparte nel 1814 ha abdicato Napoleone, dopo la campagna de Russie, lasciamo stare, perché anche lui si è stato, a proposito, lui si è ritrovato sulla Beresina. E certo, è un intendente militare dei rifornimenti, quindi si è fatto la campagna di Russia. Oddio, in mezzo ai cosacchi, insomma, una tragedia totale. Poi quando rientrano in Francia, insomma, se l'éclatement, tutte le nazioni dichiarano guerra, ve la faccio breve, e nell'aprile del 1814 Napoleone, dopo un suicidio, un tentativo di suicidio con l'arsenico, Napoleone firma l'acte d'abdication au château de Fontainebleau, va bene, rima, al castello di Fontainebleau. Napoleone dice, vabbè, gli alleati hanno pensato per me di un allontanamento, un'isola. Quale isola? La Corsica, magari, la Corsica, ma quale Corsica? Qual è l'isola? Direzione Portoferraio, l'isola, bellissima, l'Elba, lasciamo stare, ma così almeno lui qualche volta potrà andare a vedere la cosa. La può vedere la cosa o non la può vedere? Come no? Certo, da dove precisamente all'Elba? Lo dico io, da Capo Sant'Andrea, va bene? E lì vedi perfettamente la cosa, l'Elba l'ho girato, ho fatto i raduni vespistici con gli amici di Procchio, e poi ci andava anche un Polin, la Paolina, a farsi il bagno. C'è proprio il luogo, si chiama il culo di Paolino, lo sapete? Non sto scherzando, ma davvero, stavano tutti là, lasciamo stare, parentesi, torniamo al discorso principale. Lo discorso principale è che Napoleone cade e per lui si mette male, très mal, les Bourbons reviennent, oddio, arriva quell'altro panzone, Louis XVIII, oh là là, una catastrofe. Chi è contento? C'è toujours François-René Chateaubriand, che ha sempre sostenuto sto incapace, sto vigliacco che ha lasciato il fratello morire. Louis XVIII è fratello di quello che hanno tagliato la capoccia, eh? È chiaro? E i due fratelli, Mimì e Coco, c'est-à-dire Louis e Charles, le comte de Provence e le comte d'Artois, ont trouvé l'exil, prenant bien sûr le pognon, en Angleterre, e hanno lasciato Marie-Antoinette e les enfants. Allora, lasciamo stare, ne fais pas parler, parce que Louis XVIII, c'est vraiment une catastrophe totale. Però Chateaubriand lo venerava, oh majesté, majesté, lasciamo stare, e retourne, e tous ceux qui sont en odeur de bonapartisme, e c'est la chasse aux sorcières, cambia un regime, e la caccia alle streghe, è così o non è così? E certo, e lui che ha eu des responsabilités dans la direction, e dice, ma tutto sommato mi sta bene, je rentre, quindi è mostrato, e questa è la casa, eccola, la Villa Napoleone, che si trova alla via dei Mulini, dove sta? Precisamente su quale comune? Ricordiamolo, a Portoferraio, sopra, certamente, ma c'è anche quell'altra, la casa Davidoff, occhio, c'è anche la casa di campagna fuori, esatto, occhio. Comunque sia, a parte che vi consiglio un gran bel film, Io e Napoleone, girato lì, con un Daniel Auteuil eccezionale, vabbè, una parentesi, no? Ecco, torniamo al discorso che è interessante, quindi lui è contento tutto sommato, ci vado in Italia e poi mi metto a scrivere, sul serio, voglio scrivere delle cose sulla la storia della musica, la storia della pittura italiana, insomma scende di nuovo là e, che si passa? Il 10 agosto 1814 si rimette a frequentare chi? Angela, la bella Angela, non la perdiamo, Angela Pietragrua, e tenta anche addirittura una corte assidua, gli sta ogni giorno a bussare, questo, tra il 29 agosto 1814 e il 13 ottobre dello stesso anno, tous les jours per lui casser les bonbons, e quella non sa più come farsi negare, dica al signor Stendhal che non ci sono, cioè questo, capito o non capito? Ci siamo, lui dice, lui l'amore dice, le femme c'est comme, quand dit Napoléon, à l'assaut, à l'attaque, andiamo, coraggio, questo è Stendhal, e lo fa vedere anche dans son Julien Sorel, nel Rosso e il Nero, alla conquista di Madame de Rênal e poi di Mathilde de la Mole. I personaggi stendhaliani devono avere fegato, lui non l'ha questo, e questo è il suo dramma. Tu m'as demandé, ma Stendhal il était, insomma, Stendhal, son grand drame, c'est qu'il est très réservé, il est un peu timide, il est un peu complexé. Quando lui frequentava i salotti milanesi, no? Vedeva gli altri bei uomini italiani, si presentavano a invitare a ballare, una facilità che lui non aveva.
il n'avait pas le côté sympa, plaisantin, non aveva questa, come posso dire, rispetto ad altri che sapevano parlare alle donne, un sorriso che poteva far ridere, insomma, non ce l'aveva questa cosa, purtroppo, Stendhal. Insomma, per capirci, mi direi, ma Balzac, Honoré, ma è brutto anche lui, 1,90 m, un colosso, colosso di Rodi, ma Balzac était sympa. E già, la differenza tra Honoré, che tra l'altro è più giovane di lui, nel 1799 Balzac, e morirà nel 50, a 51 anni, 10 anni dopo di lui. Beh, Balzac aveva, almeno sapeva conversare con le donne, sapeva farle ridere, sapeva introdursi in una conversazione, che lui si rendeva conto che aveva un handicap. E quindi tutti i giorni a provare, e il est repoussé, si dice, il est repoussé, che vuol dire repoussé? Respinto! Il est repoussé par la belle italienne, e vada a consolarsi da solo a farsi un viaggio in Italia. Dice, vabbè, questa non mi vuole sentire a Milano, e si fa Genova, Livorno, Pisa, Firenze, Bologna e Parma, tanto per dimenticare, un viaggio. E finalmente, quando capisce che Angela non gli concederà nulla, le 1er décembre 1815, rupture définitive, rottura definitiva, con Angela, dice, guarda, come si dice in Italia, non c'è trippo per gatti o roba del genere, e insomma, e qua c'è poco da fare, e il abbandonne, la prise. Non so se è chiaro questo, vedete, questo particolare di Stendhal lo si conosce poco da questo lato umano, no? La sua debolezza, no? In particolare. E allora punta su un'altra donna, perché è, o possiamo dire, tra il 1814 e il 1821 è più in Italia che non in Francia. Fa qualche andato e ritorno, ma per quei sei anni, sette anni, Stendhal sta sempre in Italia. Nemmeno quando Bonaparte ha lasciato l'Elba, non ha lasciato l'Elba. La fuga dall'Elba, grandiosa, grazie alla... Chi ha organizzato l'evasione, lo sappiamo. E chi ha organizzato la fuga davanti al colonnello Campbell, che era il carceriere suo, tra virgolette, all'isola d'Elba? Chi l'ha organizzata? La sorella Paolina. È grande Paolina. Sapete perché? Il colonnello inglese l'ha fatto mandare da un'amica a Firenze. Ci guarda, ti vorrei presentare. Il colonnello è andato. E Napoleon ha pris le vol. L'aigle s'est envolé. Fugge e arriva a Golfe Juan, dove sbarca. E per i 100 giorni, no? Bene, tutti la notizia di Bonaparte che remonte sur la France, no? E tutte le città, vive l'empereur, vive l'empereur! E certo, perché dopo 7 mesi di Borboni, i francesi sono già stanchi. Cioè, no, dico, beh, ma lo vuoi comprare? No, ma dico, ma questa è una mezza scarpa rispetto a quello che ha dato la grandeur, le presidente. Mettetevi al posto anche di quella gioventù che vede in Napoli. Non c'è confronto. E anche perché la meritocrazia con i Borboni è una parola che nemmeno esiste nell'enciclopedia. Perché, certo, tu sei il figlio di, principe di qua, machin. La noblesse d'ancien régime. Ecco perché dico, beh, c'est bien qu'on ait eu la révolution. Hein. Foutez-moi tous ces gens-là dehors, qui se donnent des grands airs et qui ne sont personne, sans compter sur la méritocratie de certains gens, di certe persone. Che Napoléon, su questo, ha dato molto, molto importanza. Guardate Joachim Murat. Chi è Joachim Murat? Marito di Carolina, ma il papà chi era? Un macellaio, te capì? Il futuro re di Napoli. È chiaro o non è chiaro? Dunque, questo per dire che Henri Bell rimane, perché non ci crede a questa possibilità che Napoleone potrà rimanere. E difatti, il è battu a Waterloo, alla battaglia di Waterloo il 18 giugno 1815, e purtroppo di misura, si è giocato tutto intorno alle 18:30 di sera. Ma lui rimane in Italia, non fa la mossa di, beh, se è tornato un empereur, moi je rentre en France. E no, rimane a Milano, e a un certo punto, quel periodo che va tra il 1815 e il 1818, è lì che continua a frequentare assiduamente tutti i salotti mondani di Milano. E in particolare si dichiara apertamente iscritto alla organizzazione, sì, massonica, ma soprattutto dei Carbonari, una follia totale, perché Milano è rientrata di nuovo con gli austriaci, congresso di Vienne che ristabilisce
l'ordine di prima della rivoluzione. Oddio, il fiché, che vuol dire fiché, schedato dalla polizia della sicurezza dello Stato asburgico. Il fiché, oh, il fiché, donc. E du côté des Autrichiens e anche in Francia, perché in Francia aussi, on commence à ficher. C'est Fouché qui a inventé les fiches. Fouché les fiches. Fouché, fiché. Excusez-moi le jeu de mots. Fouché, le grand maître de la sûreté générale, l'inventore. Un macellaio durante la rivoluzione. Sapete quante persone ha mandato al patibolo? Lasciamo stare. Vedetevi il film Le Souper, grandissimo. Fouché con Talleyrand. C'est tout un programme. Magnifique le film. Très grand film avec Claude Brasseur qui vient de nous quitter. Insomma, questo per dire che è anche schedato in Francia. Come cosa? Come bonapartista. E chi segue queste questioni? Un personaggio realmente esistito, un ispettore di polizia della Sûreté Générale, ex forza Vidocq. Mai sentito? Oh, c'è stato anche un sceneggiato Rai grande, bellissimo, Monsieur Vidocq, mai sentito? Oh, c'è anche il film ancora, Vidocq con Gérard Depardieu dans le rôle. Bref, Vidocq, c'est tout sur ce Stendhal. Quindi in Francia deve stare attento. Lì lo seguono al passo e già classifica, ve l'ho detto, terroriste. Questo però non impedisce, perché ha fatto questa mossa? Perché vuole fare colpo, il veut épater. E chi vuole fare? A chi? Eccola, Matilde. Eccola, Matilde Viscontini de Vonsky. Ce l'abbiamo, Matilde? Qua è la rappresentazione della sconfitta di Waterloo. Qui siamo a Venezia, ma ecco. Eccola, bella, fine, elegante. La ding ding ding, non si capisce più. Ma mettete a posto su, fini, sembra vero. Oddio, e che mi pare? E quando succede? Ve lo dico subito. Matilde Vescontini de Vonsky è conosciutissima a Milano, perché a parte è una donna coltissima, ha i suoi amici nei posti che contano, politicamente è legata ai liberali. L'Italia appoggia tutti i movimenti che possono far saltare l'occupante, sia austriaco, sia giù dei Borboni, del Regno di Napoli, sia anche del Papa. Va bene? Quale Papa? Sempre quello lì, che avete visto anche nel film Il Marchese del Grillo. Avete presente il film Il Marchese del Grillo? Paolo Stoppa fa la parte del Papa, mi risulta. È vero o no? Quel Papa lì. Capirai. Quindi la De Vonsky, la Matilde Viscontini De Vonsky, la conosce a Milano il 4 marzo 1818. Stendhal, lo dice lui stesso nel suo diario, je tombe passionnément amoureux d'elle. Che vuol dire? Che capisce più niente. Non capisce più niente. Come fare per avvicinarla? È come una Madonna, una vision, un'illuminazione. I have a dream, come dire, un sogno, mi sembra possibile. Ma te credo, una femme come ça. Il est présenté dans un salon mondain de l'aristocratie libérale milanese. Viene presentato all'occasione di questi salotti dove si parla di musica, di arte, poi, perché hanno paura delle spie che stanno là, di che stanno a parlare questi, gli infiltrati, di chi? Della polizia austriaca. E quindi, alla fine, il tira e molla tra lui finisce molto male. Il 25 agosto dello stesso anno viene ufficialmente respinto da lei. Dice: Monsieur Stendhal, laissez-moi tranquille. Mi lasci stare. Repoussé par Mathilde. Après maintes tentatives, dopo un mucchio di tentativi di abbordaggio, no? E certo, alla conquête di créneaux, insomma, Stendhal, per disperazione, fa una settimana, perché per lui quando non riesce, cosa fa? Ma faccio un viaggio. Eh sì, può essere una terapia, non lo so, io non ne capisco una mazza, io di queste questioni psicologiche, no? Per rilassarsi, va in, non troppo lontano, perché non c'è una lira, dice no, che va a Venezia magari subito, no, in Brianza, capirai, a vedere le mucche là della Brianza, che ne so io. Insomma, non è che sei, che hai fatto, tu hai fatto un soggiorno in Brianza, ma chi ci va in Brianza? Vabbè, però d'altronde che doveva fare. E l'anno successivo, 1828, Stendhal non molla, il ne démord pas, perché vuole lei. Lei ovviamente lo sa. E diciamo così che dal 1 gennaio del 29 al 24 maggio del 1829 Stendhal si dedica alla scrittura, che è anche un'altra forma di terapia.
lo dice, no? Per dimenticarla. E decide però, all'improvviso, viene a sapere che si trova in Toscana. In Toscana. E decide di ritrovarla, no? Preso innamorato come mai, praticamente, e la perseguita. Va persino in un paesino, gli dicono Volterra. Va anche a Volterra. No, dici, si era già qualcosa di... Volterra oggi la conosciamo, ma all'epoca Volterra, insomma, una città medievale, insomma, un po' arroccata lì così, e va a Volterra pour la retrouver. E per 3 giorni di seguito, per 72 ore, dal 3 al 6 giugno del 1829, c'est un véritable harcèlement. Che vuol dire harcèlement? Che sei un stalking? Che fa? Mi mancava il telefonino, oh, vedi un po', che vogliamo fare? Tutti i giorni, insomma, lei dice, ma dove devo scappare per evitare il personaggio? C'est un fiasco total, perché chiaramente non sa come fare. E quindi, per riprendere questo discorso molto importante, che succede? C'è un momento di calma per lui, perché viene a sapere che il papà, Cherubino, Cherubin Bell, è morto. E lui, la sorella, gli scrive la lettera, vieni a Grenoble, il y a l'héritage, che sarebbe l'eredità. Quello corre subito, c'è la lira, ecco che andiamo ad incassare. Incassare che ha lasciato solo debiti. Oddio. E va a Grenoble, poi rientra a Milano e ancora una volta tenta di conquistare Matilde. Il dramma di Stendhal è anche un altro, che è chiaro che con queste donne dell'alta società che hanno un certo standing, come ti devi comportare? Perché poi se lo pone il problema, lo si pone proprio nel trattato psicologico che si chiama dell'amore. E qual è il tema, Marcello? Tu vuoi fare, come dite voi, le nozze con i fichi secchi? Cioè, Mimì, forse occhio al portafoglio, eh? Allora vuoi tirare fuori il portafoglio o no? E quello è così un po'. Ti va a scrivere via. E le donne... Lo sentono o non lo sentono? Lo sentono, lo vedono che questo è un po' tirchiotto, un po', poi dal vestito, un po', no? Un po' chiche, ça fonctionne pas. Con una donna di prestigio, insomma, abituée a un altro standing. E lui lo sa, ma non ha la possibilità, vive di quello che ha, non ha ancora scritto niente di importante. Mancano 11 anni pour le grand succès du Rouge. Ah là, sì. Les choses vont changer en 1830, mais il est déjà trop tard. 1819, il 22 ottobre, Stendhal è di nuovo a Milano e dove Matilde accetta finalmente, dice, oddio, accetta. Però, ma che cosa accetta? Di aprirgli la porta di casa 2 volte al mese. Sta buono, non ti allargare come si dice. Oddio, poretto, però dice già qualcosa, no? 2 fois par mois. E con certe condizioni, che non si parla d'amore o roba del genere, parliamo di pittura, d'arte, tutto quello che ti pare. C'est une maigre consolation. E sa passion contrariée, perché poi ha una passione veramente per lei, perché stravede per lei, lo porta ad avere quest'idea, appunto, il primo saggio serio, importante, che s'intitule appunto De l'amour. È proprio per questo rifiuto continuo di lei che gli viene in idea, ma l'arte di piacere, qu'est-ce que c'est, comment fait-on pour plaire, per piacere, e fa tutta un'analisi scientifica, va a consultare un amico che aveva conosciuto, un inglese, Destut de Tracy, un fisiologo, mazza, e comincia a parlare della tematica psicologica, che forse ha una motivazione, va a vedere i lavori di Cabanis, altro teorico sul tema, vediamo se, e ti tira fuori appunto questo saggio che è praticamente un trattato quasi scientifico, lo dice lui stesso, dove definisce l'amore e in particolare le tipologie dell'amore. Il suo lo dice, c'est l'amour passion, ou tu ne comprends plus rien, non capisci più niente, niente di niente. Quel momento lì lo risentirà poi, già da prima, ci arriveremo, nel 1817, ma non per una donna, per la bellezza dell'arte. Sa passione è contrariée, quindi, e alla fine medita su come trovare un sistema per essere accettato. Non avendo nessuna considerazione in amore da parte di Matilde, Stendhal passa
da solo ancora una volta un viaggio sul lago di Como per meditare. E il 13 giugno 1821, talmente deluso, abbandona definitivamente Milano, perché praticamente, ma non l'Italia, Milano non vuole più, perché Milano vuol dire lei. Le thème psychologique in Stendhal sulla bellezza, sull'estetica è fondamentale, sia sul piano umano sia sul piano propriamente artistico. Tutto nasce, e questo discorso è proprio 1817. 1817 è in Italia, l'abbiamo detto, tra il 1814 e il 21, per 7 anni consecutivi è sempre nella penisola, escluso le isole, e sta a Firenze, a Florence, tra febbraio-marzo 1817. Si consola con un viaggio per la enesima volta, che quella non gli... vabbè. E sta a Firenze, all'occasione di una visita a Firenze, lo scrittore francese Stendhal è stato il primo a descrivere dentro proprio la basilica, e la basilica non stiamo parlando di una basilica qualsiasi, Santa Croce, che tutti avranno sentito nominare e visto, spero bene, si tratta della più grande basilica francescana del mondo, tra l'altro, niente meno, altro che Assisi qua, proprio le dimensioni di Santa Croce sono, per non parlare delle opere d'arte che contengono, che contiene questa basilica. Ebbene, Stendhal è stato il primo a descrivere gli effetti di una sindrome che ha ereditato appunto del suo nome, le syndrome de Stendhal, chiamato anche la sindrome di Gerusalemme e di Firenze. Si dice, ma cos'è esattamente? E lo dice lui, è nel visitare questa basilica di Santa Croce che lo stato proprio clinico mentale di Stendhal cambia rapidamente. Lo dice lui stesso nel suo, il raconte, e ve lo dico in francese se mi consentite, e vi darò la traduzione immediata, non c'è problema. J'étais déjà dans une sorte d'extase par l'idée d'être à Florence et le voisinage des grands hommes de Florence. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, et lo dico con la pronuncia francese, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi. La vita mi era stata praticamente esaurita dentro di me. Je marchais avec la crainte, con il timore, de tomber. Quindi di che si tratta? Adesso ci sono dei specialisti, i tuoi colleghi, mi risulta un certo Jean-Charles Bétan, psychanalyste, che spiega di che si tratta. È una cosa molto seria. De quoi s'agit-il? Di che si tratta? La sindrome di Stendhal, dice proprio il professore Bétan, français, che viene chiamata anche la sindrome di Firenze o ancora quella di Gerusalemme, fa parte di questi turbamenti provocati dal viaggio che sarebbero occasionati da un sovraccarico emozionale in presenza d'opere d'arte. Il quadro clinico della sindrome presenta un'accelerazione del ritmo cardiaco, vertigini, soffocamenti e addirittura allucinazioni. Già. Il nome di battesimo di questo quadro clinico ci viene appunto dall'esperienza vissuta da Stendhal nel 1817 a Firenze. Quindi questo per dire che la cosa è presa molto sul serio. Gli specialisti nel mondo, diciamo, clinico mentale hanno dato delle definizioni e delle cure appropriate a Ossan, che cioè, e che cos'è tu balmalmo? Sei davanti a qualcosa che tu non hai mai sentito, mai visto, mai, cioè proprio quello che lui aveva quando ha visto la prima volta quella lì, cioè chi? Matilde. Matilde rimarrà un chiodo fisso anche nell'opera. In che senso? Matilda verrà ricordata attraverso due donne del suo romanzo più noto, Le Rouge e Le Noir. Matilde è sia Madame de Renal, e uno,
sia addirittura l'altra protagonista che ha battezzato Mathilde de la Mole, la figlia appunto del marchese de la Mole, con cui normalmente il nostro protagonista Julien Sorel si sarebbe dovuto sposare. Quindi non è un caso che lui ha battezzato, riprendendo di qua e di là, la personalità di queste due figure del romanzo, attraverso una sola donna che è Mathilde. Ne parla e lo confida anche ad un caro amico. Chi è il suo caro amico? L'abbiamo detto. Chi è il suo caro amico? È Prospero, Prosper Mérimée. Allora, Prosper Mérimée è stato, possiamo dire, il confidente proprio, no, de Stendhal. Prosper Mérimée è più giovane di lui, è del 1803, morirà 28 anni dopo di lui, nel 1870, e Prosper Mérimée fa allusione a quello che gli ha confessato Stendhal in merito alla questione dell'amore e alla ricerca della femminilità assoluta. Insomma, quello che definisce lui la virtù femminile, tema che poi verrà ripreso ovviamente da Balzac con una grande figura come Madame de Berny, che diventerà Madame de Mortsauf, nell'opera Il Giglio nella Valle, o ancora definito dal grande, oltre che a Balzac, al nostro Maupassant, in certe figure femminile che ritroviamo dans l'œuvre Belle Amie, la più famosa dei romanzi di Maupassant. E insomma, di che si tratta? Beh, guardate, il nostro amico che è qui presente, Monsieur Philippe Troncin, un di Lorena acquisito della lingua d'occa, perché è dalla Lorena ma ha vissuto per anni dalle parti di Montpellier e amico personale del sottoscritto, mi ha procurato, mi ha ritrovato, un libro che mi ha lasciato veramente di stucco, ed è un libro di Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, il cui titolo, quel è il titolo? HB, e di chi parliamo? È certo, Henri Bayle, no? Henri Bayle, questo libro che poi ha suscitato nelle varie versioni riprodotte nel 1864, nella terza edizione. Che cosa è successo nel 1864? Guardate, ve lo dico, proprio in un anno un po' particolare, perché nel 1864 qui a Roma si proclama un dogma. Quale dogma? L'ho sentito? Dell'Immacolata Concezione. Chi è il Papa? Mastai Ferretti. Avete anche una piazza a Roma, Piazza Mastai. Il Papa reazionare, Pio IX! E si parla anche di infallibilità pontificia. In quel momento lì, la terza edizione, come illustrazione, è tutto un programma, si può dire. È un'illustrazione pornografica che ci presenta il povero Stendhal che guarda dalla porta, dal buco della porta, il tradimento, no, di una donna. Chi è questa donna? La signora Angela Pietra, quella che le ha fatto da Giovanni. No, che cosa vera, com'è che questo, oddio, perché gliel'avevano detto. Lui non ci vuole, no, madame, siete un divino, ma non è possibile. E insomma, è venuta a sapere attraverso una signora che affittava vari alloggi a Milano, dove questa faceva adulterio a destra e a manca, che Stendhal che provava a vedere quello che combinava. La terza edizione è stata nella Francia imperiale di Napoleone III, dove al potere ci sono i centristi cattolici, benedetti da Papa Pio IX, dalla imperatrice spagnola, olè, Eugenia, che quella un giorno sì, un giorno no, sta con la stella matutina, oggi un cristiano non lasciamo stare. E insomma, tu puoi immaginare sto libro, aux enfers, che vuol dire all'inferno, censuré, condanné, è stata una cosa, no? Si può dire? È vero o non è vero? L'edizione del 1864. Ebbene, qui, come si chiama? Prosper Mérimée, dalle dichiarazioni, perché erano sempre insieme quando erano in Francia, tant'è vero che poi
una volta Prosper Mignone gli ha pagato il viaggio, nel 38 per la prima volta Prosper Mignone mette i piedi in Italia e dice: vuoi conoscere l'Italia? Io adesso sono console. Gli ha pagato, si è accollato totalmente, anche se era console, ma guadagnava 4 soldi. C'est Prosper qui a payé le voyage en 1830. Quindi stavano sempre insieme, grande amico, confidente, complice. E Prosper Mérimée dice così, sull'amore e passione. È riportato proprio dire, non tramite qualcun altro, no? C'est Prosper Mérimée che dice cosa mi ha detto Stendhal. Son autre amour passion, il suo altro amore e passione, fu per una bella milanese. Nominata Madame Puntini Puntina, abbiamo capito, certo, non è Madame, malgré la bonne foi, nonostante la buona fede des italiennes, dice lui a Prosper, malgrado, nonostante la buona fede delle italiane, che lui opponeva, e ve lo traduce in italiano, senza sosta, alla cocchetteria, alla civetteria delle nostre francesi, Madame Puntini Puntini lo tradiva indegnamente, ma tu capisci? Dopo la scoperta, elle avait eu l'art de lui persuader que son mari, aveva avuto l'arte di convincerlo che suo marito, persona molto bonaria fra tanti uomini, era in verità un mostro geloso. Pensa un po', e l'obbligé, mi viene da ridere, no? Il povero Stendhal a nascondersi a Torino quando il marito era nei paraggi, perché la sua presenza a Milano lo avrebbe in qualche modo messo in difficoltà, diceva. Una volta ogni 10 giorni nel cuore dell'inverno veniva a Milano nel più stretto incognito, si nascondeva in un alberghetto da 4 soldi e la notte veniva introdotta a casa della sua bella grazie ad una signora affittacamera a cui dava un po' di soldi, pensa un po'. Cioè, queste sono le cose, capito? Questo è il Stendhal che conosciamo di meno, no? Per trovare un sistema. E dice ancora, questa cosa durò qualche tempo e sempre con tutte le precauzioni. Eppure, la donna, la signora che affittava le camere, ebbe un qualche rimorso e gli confessò che in verità quella donna che si dava tante anni lo ingannava, lo tradiva. Potete immaginare Stendhal, ecco, questo per farvi capire, questo libro è bellissimo perché effettivamente dà un lato, non solo sulle donne, tra l'altro, un po' tutto su Stendhal, ma oggi parliamo di, no? Stendhal e les amours italiennes de Stendhal. E questa è una dichiarazione effettivamente senza precedenti, che io ignoravo, devo dire la verità, e che ti ringrazio di avermi portato, poi c'è questo disegno che è tutto un programma, bref, insomma. E non molla il nostro Stendhal, l'altra grande figura italiana. Poi ha avuto delle amiche, molte amiche, contesse, amiche, in particolare a Roma. Ma questa è l'ultima, è Giulia Rinieri. Ce l'abbiamo Giulia Rinieri de Rocchi, nobildonna, classe 1801, morirà a 80 anni nel 1881. È senese di Siena, una toscana verace. Viene a conoscerla il 22, quindi dopo tutte queste, poi è rientrato ovviamente in Francia, ha avuto altre storie con altre donne francesi, certamente, e il 22 marzo 1830 sta finendo un libro molto importante, Il rosso e il nero. Qui è il momento in cui Stendhal passa al livello superiore. Qui è il momento in cui Stendhal diventerà qualcuno. Tant'è vero che subito verrà, nello stesso anno, nominato console generale di Francia a Trieste. Vi dico di più, lui scrive un romanzo che fa un'analisi sociopolitica della situazione della Francia e dell'Europa, cioè la restaurazione conservatrice bigotta che lui critica attraverso il suo personaggio principale che è Julien Sorel. È favoloso la ringa che fa da solo quando si difende per aver sparato su Madame de Renal e attacca tutto il sistema. Lui ha visto quello che poi sarebbe successo nel luglio del 30, le barricate, non solo a Parigi ma in tutta Europa. Bruxelles, Atene che lotta contro i turchi, tutte le capitali, Vienna, Napoli, Milano, Daniel Manin a Venezia. 1830 è il 68 versione esponenziale,
Non so, e lui l'aveva intuito facendo parlare nella ringa finale Julien Sorel. La società dei giovani non se ne può più di questo sistema oppressivo europeo, borbonico, dinastico e compagnia bella. Quindi questo romanzo è un successo. Ebbene, Stendhal diventa proprio in quel momento, sembra che gli vada tutto bene, l'amante della terza donna italiana che conta, Giulia Rinieri dei Rocchi. Non so se, eccola qua. Gracile, però tutta caruccia, no? Donna dell'aristocrazia toscana, ma non l'ha conosciuta in Italia. L'ha conosciuta dove? A Parigi! Ma di come a Parigi? Eh sì, perché nel 30 sta lì a finire le bozze per il libro. Sfortuna ha voluto che, quando è tutto pronto alla tipografia, al 29 luglio del 30, dove stanno i tipografi? Oh, barricate! Alle barricate. Pensa un po', lui va là tranquillo col manoscritto, dice adesso ci siamo. Lui non aveva capito che tutti gli operai stanno tutti lì a combattere la caduta del re tiranno Charles X, l'ultimo fratello del decapitato. Non so se è chiaro questo. Tra l'altro, petite parentesi, alle barricade, incontra, lui incontra chi? Dumas! Chi Dumas? Alexandre! E dove va Alexandre? Va chercher la poudre alla salpêtrière, la polvere da cannone, andiamo a combattere. Perché Dumas è un repubblicano. Invece, lì che se la sfila, ma farà l'opera monumentale, c'è un giovane artista. Chi? Lo dico? Eugène Delacroix, che farà la Liberté guidant la Repubblica. Avete presente il quadro che sta al Louvre? Lui col cilindro, col fucile, e lui col cilindro. Delacroix che se la sbignava, aveva paura, però si è autorappresentato nel quadro, giustamente. Insomma, in piena battaglia, rivoluzione, barricate, l'opera non viene pubblicata subito, era tutto pronto, e verrà poco dopo l'estate del 30 con un nuovo governo più liberale, più borghese, arriva Louis Philippe, insomma, no? E a quel punto viene a conoscere, dicevo, Giulia, e che ci faceva questa Parigi? E che ci faceva Parigi questa Giulia? Perché le donne potevano andare a spasso, facevano i viaggi come... Sede che sto studiando con i miei studenti, mi sono testimone, una è qui, è Teresa, quell'anno il programma di quest'anno è la condizione femminile, storia della condizione femminile o no? Mi risulta. La condizione femminile in quel momento è regolata da due cose, da Santo Padre, con il dogma, tra virgolette, dell'inviolabilità del matrimonio santo, sacro, sacramento e compagnia bella. E da parte laica, diciamo, per tutta Europa, il codex, lo chiamo il codice napoleonico, che l'articolo 6 dichiara che le donne sono minorate come criminali e debili mentali. I malati, hai capito? Quindi le donne non vanno in giro come gli pare, senza un'autorizzazione del padre, del fratello, del marito. Non so se ci siamo capiti, altro che i talebani qua. Non è che sto parlando dell'era geologica, no? Delle glaciazioni, eh? Tanto per dire, quindi, e che ci faceva là? Era con il papà, ovviamente, questa bella ragazza. E chi era il papà? L'ambasciatore del Granducato di Toscana presso il re di Francia. Ecco come l'ha potuto conoscere. Non che lei è andata, vada a Parigi, le Folies Bergère. Sì, quale Folies Bergère? È chiaro. Si diverte, eh? E dunque la conosce, femme dell'aristocrazia conosciuta a Parigi, perché il padre era ambasciatore. Questo è il 22 marzo del 30. Il 6 novembre del 1830, la rivoluzione è finita, c'è un nuovo re, un po' più liberale, un po' più borghese, un po' più affaristico, perché mette tutti d'accordo, i banchieri, industriali. Il ha la rivoluzione industriale da mettere in atto. Ci sono soldi da prendere, è chiaro? Il popolo rimane sempre il popolo, ma questa è un'altra parentesi. E il 6 novembre del 1830, chiede a Giulia Rinieri la sua mano en mariage, la vuole sposare. Porco colpo, dice, perché lei si è innamorata e l'ha visto per la prima, non gli sembra vero, finalmente une femme che vuole di me, che lui ormai, insomma, sta acciaccato, c'ha tutti i dolori. Quali dolori? Da dove vengono? L'avete capito, ma il papà che fiuta, dice, ma questo, ma di che? Questo qua ti vuole, rifiuto assoluto di sposare, anche perché è in una posizione un po' particolare. Il 25 settembre, qualche settimana prima, è stato nominato console, consul
General de France a Trieste. Trist! E dove sta Trist? A chi appartiene Trist? Ma dico, ci siamo o non ci siamo? A Österreich, Ungarien, ja? Verstand? È chiaro. E lui, la polizia austriaca, persona non grata. Perché? Ah beh, un passato. Le passé bonapartista non è che lo cancelli, persona non grata. Non lo vogliono! Metternich, il cancelliere di ferro, fa capire tondo e chiaro al suo omologo francese, le ministro Mollet, premier ministro du roi, Monsieur Stendhal a Trieste peut dire un nido di spie, e questo non lo vogliamo. Capirai? Quindi aveva avuto la speranza di guadagnare molto, perché è un posto prestigioso, Trieste è un posto, insomma, c'è la Lloyd, c'è la rappresentante, quale Lloyd? La Lloyd, che è rappresentata anche a Londra, insomma, e invece gli dicono, vabbè, ti dovrai contentare di console quasi onorario a Civitavecchia, dal Papa. Oh, ovviamente avec des appointements ridotto a metà. Proprio lui che con i preti, le suore, le cose, oddio, c'è la punizione totale, ed è per questo motivo che il papà, l'ambasciatore, che era molto legato, l'ambasciatore, il padre, l'ambasciatore Rinieri, che serve il Granducato di Toscana, che appartiene a chi il Granduché de Toscana, scusate, ma chi governa il Granducato di Toscana in quel momento? Maria Luisa, ma quale Maria Luisa? È Leopoldo, uno della famiglia degli Habsburg, il Granducato di Toscana, escluso una città che è Orbetello, che a parte, la Toscana è in mano alla dinastia di Habsburg-Lorena, te capì? Quindi il papà che ha saputo, è Stendhal, sì, scrittore, un artista, e che per di più ha fatto un passacco, ma che siamo matti? Tutti niente. E poveretto, per la prima sola e unica volta, dove c'era un amore corrisposto, era pronto, lo dice anche Prosper Mérimée, no? Che lui era pronto per la prima volta ad accettare un matrimonio. E insomma, questo per dire che praticamente lui ci prova ancora, tra il 6 novembre del 32 e il 2 dicembre il console, però ci va da console, le consul Stendhal, che rappresenta la Francia negli stati pontifici a Civitavecchia, ha deciso di forzare, di tirare praticamente la coda del toro. Che facciamo? Vado a Siena, vediamo un po' se me la rifiuta, dove Giulia era appena arrivata, e insieme, in gran segreto, non c'è il padre, la prende e la porta a Firenze. Facciamo un bel viaggio a Firenze. Ma viene poi quasi arrestato, perché il padre l'ha saputo ovviamente a Firenze, capirai? C'è quasi un conflitto diplomatico, un consul è sempre un console, poco pizza, no? Insomma, deve mollare anche qui la presa. E allora, nell'anno successivo, tra il 22 di gennaio del 33 e dell'11 febbraio del 1833, Stendhal fa il suo ultimo viaggio a Siena per ritrovare Giulia, ma il suo comportamento possessivo, perché è diventato sempre più possessivo, ha capito che lei lo dovrà abbandonare, e sempre più geloso, ha deteriorato la loro storia. Il primo aprile, poco prima della Pasqua, è la rottura definitiva fra i due amanti, e il povero si la prende in saccoccia, praticamente, come si userebbe dire, scusate l'espressione. Insomma, questo per dire che Stendhal tutta la sua vita è ha corso proprio dietro qualcosa che non poteva avere. Lo farà capire molto bene su due romanzi, che secondo me sono quelli i due romanzi chiave. Uno è la complessità della vita per trovare le bonheur, la recherche du bonheur, la felicità, la felicité, parla della felicité Chateaubriand, cioè le bonheur, la felicità, attraverso l'amore che può procurare una donna. E qua abbiamo il rosso e il nero, e l'altro che verrà fuori, il capolavoro salutato da Honoré de Balzac, che è la nuova stella, ha spiazzato tutti Honoré in quel momento lì, perché Honoré de Balzac ha già scritto Les Chouans, il Papa Goriot, Eugénie Grandet, le colonel Chabert, e tutta una lista, e dice
finalmente è venuto fuori un genio, la Certosa di Parma, storie e intrighi, no, di una corte italiana dell'Alta Italia, si riferisce a Parma e Guastalla. E quindi, vedete, il povero Stendhal morirà, ve l'ho detto e concludo, che penso di aver fatto, il tempo passa, scusate, questa spiegazione che meriterebbe ancora molto, ho saltato delle cose per poter rimanere in tempo. Il 22 marzo 1842 sono in tre al suo funerale. È una cosa incredibile. Dopo tutti gli altri, Hugo per primo dirà: abbiamo sbagliato, perché l'unico amico che lo ha sempre capito, cercato di riconfortarlo, perché poveretto era solo, veramente solo come un cane, con quella malattia che l'ha portato alla sofferenza assoluta, anche perché il suo ultimo posto come console faceva su e giù tra la Francia e Roma, perché ovviamente andava a farsi curare in Francia, non si fidava di quello che gli davano lì a Civitavecchia, e meno che mai a Roma, perché a Roma era non ben voluto da chi? Dalle strutture ospedaliere che appartenevano a chi? Alla Repubblica? Al Papa. Non so se è chiaro. Merci d'avoir assisté a cette petite leçon. Onore a Stendhal da parte di un stendhaliano. Grazie a voi. Voilà. Ecco qua. E poi se ci sono domande, ben volentieri ci rispondiamo. Voilà. Marcello, tocca a te. Dico, c'è finita questa cosa, perché insomma mi sembra che ancora troppo poco, perché è talmente bravo. E una cosa, cioè, questo incontro con te, ma io so veramente sei una persona straordinaria, non sono qua, non sono adeguato, ma sono rimasto davvero colpito. Hai una struttura, un modo di esporre le cose, no? Che insomma veramente fantastico. Io non so, non possiamo che essere d'accordo. Perché è un modo di dimenticare che insomma qui non speriamo che arriveremo, e tra l'altro arriveremo anche di fuori, dove potremo ascoltare più di 100 persone, no? Perché veramente noi dobbiamo registrare queste cose e le dobbiamo far conoscere, perché insomma io veramente sono rimasto veramente colpito, e quindi ti ringrazio davvero. Grazie a voi. No? Tra l'altro, insomma, spero che ti farà piacere continuare. Certamente, appena potrò organizzarmi. Voi siete la prima volta che venite, certo. Lasciate le vostre mail, che comunque vi informiamo, insomma, appunto, gli altri incontri che andremo a fare. Insomma, rinnovo il ringraziamento a Rocco, Rocco sì. Dato questo veramente questo piacere. E ancora di più questa nostra libreria si riempie di qualità. No? Sì, sì, senza dubbio. Mi sembra che soltanto ringraziarvi. Veramente un piacere conoscerti, sì, insomma, per noi sarà veramente una cosa gratificante. Grazie veramente, Marcello, grazie di cuore. Grazie a voi anche. Merci.